Dottore Angelo Collura, vice governatore regionale del Lions, oggi si presenta una importante iniziativa che coinvolge il benessere. Il Lions è presente con la sua massima autorità oggi. Sono stato coinvolto a questa iniziativa promossa dal Lions Club Agrigento Ost. Devo dire che è un'iniziativa veramente di spessore perché, dicevano i latini, mens sana in corpore sano. Io ritengo che sostanzialmente bisogna pensare, in questo momento di fatiche generali, ognuno di noi corre e non trova il tempo per dare sicuramente anche un momento di serenità. La passeggiata può diventare anche un'occasione di riflessione per dire che bisogna stare attenti anche al fisico, al corpo e quindi alla serenità interiore. E ritengo che quale luogo migliore poteva essere se non la Valle dei Templi. Quindi noi avremmo da un lato la sensibilizzazione del territorio, di un problema che diventa importante, la salvaguardia della salute, ma dall'altra parte è una grande occasione di sensibilizzazione, di promozione ancora una volta turistica e il Lions sicuramente sotto questo aspetto non fa altro che valorizzare il patrimonio culturale della propria diciamo, realtà. Achille Furioso è stato delegato materialmente a seguire tutte le fasi di elaborazione di un percorso e di cura dei dettagli. Ecco, come è stato sviluppato? Allora, sì, Lions Agrigento Host ha subito abbracciato questa mia idea di passeggiata veloce nella valle, la prima nella Valle dei Templi, e quale migliore location per consolidare una abitudine che ormai molti abbiamo e quasi sta diventando uno stile di vita, quello di svegliarsi la mattina, chi preferisce la mattina e chi lo fa la sera, per ritrovarsi con se stessi o magari in gruppo, in compagnia, per dare, come dire, una regolata al proprio organismo facendo questa attività che non è appunto agonistica, ma consente di mantenere in forma perché ha delle ricadute sulla salute incredibili, veramente. E quindi, come dicevo, il Lions Agrigento Host, che non è nuova questa attività di impulso di dare impulso a queste sane abitudini, così come ha già fatto per il bike tour e per la mezza maratona, adesso si accinge a iniziare una nuova avventura con le passeggiate veloci. Noi nella prima domenica di settembre, il 2 settembre alle 6:30, invitiamo tutti i cittadini di Agrigento e non solo quelli a partecipare assieme a noi a una passeggiata, a un risveglio agonistico, allo slogan di Achille Furioso, che è l'ideatore di questa iniziativa. Risveglio agonistico alle 6:30 di mattina davanti al tempio di Giunone per iniziare una passeggiata lungo la Valle dei Templi. È un'iniziativa che è rivolta a tutti, che poi tutti possono partecipare perché è una passeggiata. Serve per trasmettere nuovi stili di vita. Ormai è uno stile di vita, come dicevi tu, tanti di noi hanno preso questa sanissima abitudine. Noi vogliamo rilanciarla, questa l'attività fisica, con questa passeggiata. L'Lions Club, assieme a tutti gli altri club della città di Agrigento e le altre associazioni, porta avanti questa iniziativa che sicuramente raccoglierà quella mattina alle 6:30 di domenica tantissimi, tantissimi amanti della natura che potranno godere. Odori nuovi sentivo dire, colori nuovi sentivo dire, giustamente alle 6:30 ci saranno odori diversi, colori diversi e persone diverse, mi auguro.